Essere brevissimo. Bene, allora con le palestre scolastiche temporanee si è valorizzato ancora di più il concetto che il commissario delegato e la sua struttura tecnica aveva, quello di realizzare in primis le scuole per i ragazzi terremotati. In questo caso, come in altri casi, abbiamo indetto un bando in cui la qualità della opera da realizzare era premiante rispetto al ribasso offerto. Per cui i ragazzi che hanno partecipato, in particolare loro, ma generalmente anche tutti, hanno privilegiato appunto l'aspetto architettonico, perché era quello che ci interessava di più, perché doveva essere comunque un'opera che rimaneva nel territorio e doveva essere usufruito da tutta la collettività terremotata soprattutto, perché quando c'è il terremoto bisogna anche far vedere qualcosa di bello per dare la possibilità alle persone di pensare ad una rinascita. E questa bella palestra, che è nata nella campagna di un piccolo paese, di una frazione, Massa Finalese, sicuramente darà impulso alla rinascita del nostro territorio. Il rapporto tra committenza e progettisti si è principalmente sviluppato in termini di relazioni tempistiche. Mi spiego meglio. Il progetto è stato realizzato grazie alla sistematica fase di progetto, molto scandita da dei tempi ben definiti, e il rapporto è stato continuo al fine di poter realizzare l'opera in soli 5 mesi, quindi i rimandi dei progetti esecutivi piuttosto che la direzione dei cantieri sono state entrambe seguite in maniera molto presente da entrambi. Ecco, questo credo sia stato il valore aggiunto che ha permesso una realizzazione in tempistiche così contenute.